Dante Monachesi, un futurista rimasto tale per tutta la vita, a lui è dedicata la mostra allestita al Museo Fondazione Roma fino al 24 ottobre, un'antologica che per la prima volta unisce il Monachesi pittore a quello scultore, una faccia poco conosciuta di questo artista capace di realizzazioni estremamente attuali che prendono forma da materiali plastici di produzione industriale. Così lungo il percorso capita di imbattersi in una sala dal cui soffitto pendono sculture in gomma piuma oppure opere in metacrinato dalle forme moderne, dai colori fluorescenti, probabilmente più comprensibili ai visitatori di oggi che non a quelli di ieri. Era un uomo molto simpatico, molto innovatore, creativo, amava l'arte, pensava solo all'arte, polemico anche molto, perché come tutti gli artisti ha iniziato con Marinetti nel secondo futurismo, perché Monachesi è nato nel 10, per questo si celebrano i 100 anni della nascita, e quindi il 10 era il 9, il movimento futurista era del 9, quindi era piccolo. Comunque nasce, diciamo, con questa idea futurista, viene adottato a Roma, diciamo, tra gli artisti del movimento futurista, e rimane un futurista tutta la vita, ma non attraverso la pittura, le sculture, la gravitazionale, rimane, diciamo, nella testa con questa idea del futuro, non rimane datato a un movimento politico, ma va avanti come futurista. Futurista infatti parla anche di una quinta dimensione, quindi lui già va più avanti. Non è sempre nel 3000 stava, voglio dire, dal 3000 al 5000, da quando, quindi è una persona sempre in avanti e anche più giovane di noi. Dante Monachesi nasce nel 1910 a Macerata, città marchigiana dalla realtà troppo provinciale, per questo artista alla ricerca di una forma espressiva rivoluzionaria. Si avvicina così al futurismo, ai suoi ideali di progresso e fiducia nell'avvenire. Nel suo primo approccio alla corrente di Filippo Tommaso Marinetti si cimenta con figure a spirali e diagrammi, sperimentando gli allumini a luce mobile. Con il termine della guerra che si accosta ad una produzione plastica, diffondendo l'idea di una quinta dimensione, fonda il movimento Agra, che si basa sul concetto di assenza di gravità. L'uomo viene così liberato da ogni forma di condizionamento esterno. Futurista per sempre, nel senso che ha sposato da ragazzo le ragioni del futurismo, è stato amico e poi anche molto appoggiato da Marinetti, ma anche quando il futurismo si stava dilavando e i pittori futuristi avevano
abbandonato quella corrente, lui, pur sperimentando altre tecniche, altri modi di dipingere, è rimasto sempre idealmente futurista, cioè è sempre stato convinto che il futuro avrebbe riservato momenti migliori rispetto al presente. E questo è abbastanza raro nel campo dell'arte, perché in genere molti artisti, anche di avanguardia, lo sono da giovani, poi nel tempo si assestano lungo un percorso e quello seguono diventando tradizionali. Invece Monachesi crea sempre queste situazioni di sbaragliamento anche di chi lo intende appunto conoscere, perché gli scarti produttivi, i cambi di stile sono rapidissimi, e questo è il primo aspetto. Ma in realtà Monachesi esordisce nel mondo dell'arte come scultore, per questo motivo la mostra inizia con alcune sculture, con i bellissimi allumini a luce mobile, con altre sculture in alluminio di taglio appunto futurista, e si chiude con sculture realizzate con materiali assolutamente contemporanei rispetto al momento in cui, negli anni 60 in cui, e 70 in cui Monachesi le realizza. Quindi sculture in metacrilato, è stato il primo a sperimentare il metacrilato con i suoi colori nella scultura, ritrovando nel metacrilato il colore dei suoi quadri. Gli anni 50 sono gli anni del soggiorno a Parigi, qui Monachesi resterà impressionato dagli scenari francesi del dopoguerra. Nei suoi quadri prendono forma grandi palazzi in costruzione che si elevano verso l'alto, sono edifici affiancati l'uno all'altra, raffigurati con colori accesi. La capitale francese segna un ulteriore cambiamento nei soggetti scelti da Monachesi, inizia così la fase dedicata alle clowness, procaci donne nude ritratte mentre ballano sospese in aria indossando cappelli da clown. Nella sua produzione non mancano le nature morte, ortaggi, oggetti di uso quotidiano, vassoi, teiere, sono disposte in un primo momento in un apparente disordine, poi con il tempo le composizioni si fanno più organizzate, i mazzi di fiori variopinti sono ordinati all'interno dei vasi policromi. Tecnologico che si sviluppa negli anni 60 lo investe di una smisurata fiducia. È in questo periodo che Monachesi elabora il movimento Agra, presentato in occasione della 13ª Biennale di Venezia del 1964. L'esposizione allestita al Museo Fondazione Roma rappresenta la prima vera occasione per scoprire questo artista, soffermandosi anche sul suo universo di Evel Piume, con cui si conclude il percorso espositivo.